Ben ritrovati a tutti gli sportivi di marathonworld.it. Oggi andremo a scoprire il nuovissimo e bellissimo Amazfit T-Rex 2. Lo anticipiamo da subito. Possiamo considerare il T-Rex 2 come lo smartwatch definitivo di Amazfit. Nel nostro canale potete trovare le recensioni del GTR2E, dispositivo esteticamente impeccabile ma con alcune lacune a livello di funzionalità sportive, ed il T-Rex Pro, la precedente versione della linea, dotato di grandissime funzionalità per l'outdoor ma che non risultava essere il massimo a livello estetico. Bene, il T-Rex 2 ha grandissime funzionalità per il monitoraggio della salute, impeccabile a livello sportivo ed ora anche bellissimo a livello estetico. I punti di forza? Uno schermo più grande si passa da 1,3 pollici ad 1,39, dato che potrebbe sembrare di poco conto ma che in realtà sarà fondamentale a livello di grandezza di caratteri. Tecnologia HD AMOLED, dettagli e colori davvero non usuali per questo tipo di prodotto. Altra differenza fondamentale rispetto al T-Rex Pro è il posizionamento dello schermo, che risulta ora a livello della cassa dell'orologio, mentre prima il vetro era leggermente spostato verso l'interno. Altro piacevolissimo dettaglio è l'inserimento di una piccola cassa al di sotto del logo Amazfit laterale. Il T-Rex 2 è infatti in grado di emettere suoni, come quello per avvisarvi che è stato agganciato il segnale GPS. Cambiano anche i sensori ed il pin della ricarica. Autonomia fino a 24 giorni con funzionalità base ed utilizzabile tra i meno 40 gradi e i più 70 gradi per un totale di 15 test militari superati con successo, tra cui quello dell'uso in acqua salata, nel ghiaccio, umidità e sopportazione di grandi impatti. Vi garantiamo che rispetto al Pro, il T-Rex 2 è tutta un'altra storia a livello di usabilità e di estetica, e già il Pro era un signor smartwatch. Andiamo ora a passare in rassegna tutte le funzionalità del T-Rex 2, che come i suoi predecessori ha un'ampia varietà di quadranti personalizzabili da scegliere. Facendo swipe verso il basso avremo l'accesso a tutte le impostazioni dell'orologio ed a funzioni quali la torcia, il trovatelefono e la regolazione della luminosità. Scorrendo da sinistra verso destra si accederà alle notifiche e, grande novità di questa versione, sarà possibile rispondere direttamente dal dispositivo, con testi preimpostati ed emoji. Dal basso verso l'alto l'accesso rapido alle funzioni più evolute. Come potete ben vedere, lo schermo più grande unito alla tecnologia AMOLED renderà questa sezione esteticamente perfetta e funzionale. Infine, da destra verso sinistra, si visualizzerà il menu completo, anche questo personalizzabile, di tutte le funzionalità. Ricordiamo poi che l'Amazfit T-Rex 2 è sì completamente touchscreen, ma nasce per le attività outdoor, e quindi con la possibilità che lo si utilizzi con guanti o mani sporche che lo renderebbero meno fruibile. Per ovviare a tale problematica sono presenti 4 tasti laterali, dalla quale si potranno controllare in modo totale tutte le funzioni. Ma partiamo dal Pi, interessantissima opzione della quale abbiamo parlato più volte in passato. Sta per Personal Activity Intelligence e combina tutti i dati rilevati dal dispositivo traducendoli in un punteggio settimanale. È scientificamente provato che mantenere un Pi al di sopra di 100 aumenta la longevità e diminuisce la possibilità di eventi cardiovascolari avversi. Parlando di monitoraggio della salute, attivo 24 ore su 24 grazie a un biotracker a 6 diodi sviluppato da Amazfit, potremo tenere traccia della frequenza cardiaca, della saturazione di ossigeno nel sangue e dei livelli di stress. Come possiamo vedere, tutti corredati da bellissimi grafici, visibili sia direttamente sul T-Rex 2 che sull'app Zep, della quale parleremo più avanti. Ma la novità di questo dispositivo è la possibilità, con un solo clic, di una misurazione generale che tiene conto delle tre variabili descritte in precedenza e della frequenza respiratoria.
Nella sezione attività un riepilogo giornaliero e non di tutti i parametri rilevati e la correlazione con il rispettivo obiettivo giornaliero. Come sempre accuratissima la sezione del sonno, che direttamente dallo smartwatch darà indicazioni grafiche sulle varie fasi, associazione con la frequenza cardiaca ed un punteggio di valutazione. Parlando invece di funzionalità prettamente riservate all'outdoor, troveremo la bussola, che a differenza del Pro è ora integrata e non ci sarà quindi bisogno di attendere del tempo per l'aggancio con il segnale. Poi l'utilissimo altimetro barometrico ed il meteo, anche qui graficamente impeccabile e ricco di informazioni. Tra le altre funzioni, il controller musicale in associazione con lo smartphone, la sveglia, il calendario e la possibilità di modificare molte delle impostazioni direttamente dallo smartwatch. Attenzione poi al menu altro, che riserverà sorprese, come i dati relativi all'alba ed al tramonto e alle maree per le località di mare. Poi la cronologia mestruale, gli esercizi di respirazione per il rilassamento, il cronometro, con la possibilità di rilevare tempi intermedi, countdown e trova telefono. Possibilità di visualizzare altri fusi orari, una to-do list che farà comparire gli impegni sul calendario, il controller per la fotocamera sempre dello smartphone ed infine l'utile Pomodoro Timer, un modo per ottimizzare la rendita professionale alternando periodi di concentrazione ad altri di riposo. Oltre 150 sport monitorati, tra cui la possibilità di personalizzare l'allenamento. Per esempio nella corsa è possibile impostare un interval training, ma Amazfit ha annunciato che con un futuro aggiornamento sarà possibile impostare fino ad 11 diverse sedute. C'è il rilevamento automatico di 8 attività, qualora ci si dimentichi di avviare la sessione, ed addirittura un assistente per la palestra che calcola il numero delle ripetizioni per ogni esercizio. Per ambienti estremi è disponibile una funzione apposita per ottimizzare il funzionamento dello smartwatch a basse temperature. Posizionamento a doppia banda e 5 diversi satelliti. Si conferma una grandissima precisione nel rilevare la posizione. Grazie all'algoritmo PeakBeats, il dispositivo calcola poi in tempo reale il carico di allenamento, il tipo di effetto, aerobico e anaerobico, ed indica la zona di carico in cui ci si sta allenando, stimando poi le ore necessarie al recupero. Numerose le funzioni per tenere traccia in tempo reale dell'allenamento, tra cui l'assistente al passo, che indica il vantaggio o lo svantaggio sul ritmo chilometrico che si è impostato. Ma per l'outdoor troveremo una miriade di nuove funzioni, come la navigazione in tempo reale, indicata con la mappa direttamente sullo smartwatch, e l'importazione di percorsi, che è possibile seguire direttamente dal polso, confermata poi la possibilità di esportare le tracce in formato GPX. C'è poi la possibilità di visualizzare il ritorno al punto di partenza, vedendo sia il percorso in linea retta che ripercorrendo al contrario la strada effettuata. Dallo stesso T-Rex 2 è possibile visualizzare tutti i dati relativi all'allenamento, con la possibilità di associarli anche ad altre app. Mentre dal menu intensità ci sarà un esaustivo riepilogo del nostro stato di forma, comprendente anche la stima del VO2 max e del tempo di recupero. È come sempre Zep, l'app di riferimento di Amazfit, app dalla quale è possibile scoprire nel dettaglio mappe, grafici, dati, analisi e tutto ciò che il dispositivo ha rilevato, fornendo interessanti statistiche con la quale migliorare il nostro allenamento e la nostra salute. Fatichiamo a trovare i difetti di questo Amazfit T-Rex 2, bello, completo e funzionale. È venduto ad un prezzo di 230 euro, prezzo più alto rispetto ai dispositivi di questo marchio, ma vi assicuriamo che ne vale la pena. E per le domande potete lasciare un commento qui sotto.